Dal 13 al 15 settembre Piazza Andrea Costa di Cervia, come ogni anno, ha ospitato il mercato europeo, coi suoi stand fatti di sapori, profumi e prodotti provenienti da tutta Europa e non solo. Ma questa edizione è stata la prima senza, ovvero senza l'amatissimo ex segretario generale di FIVA Confcommercio Nazionale, Armando Zelli, recentemente scomparso e ideatore del mercato europeo. Non a caso Armando viene ricordato da Cervia. Per Armando era il quieto passare 5 giornate di lavoro. Veniva spesso anche fuori stagione, veniva anche fuori mercato europeo, era un amico e quindi veniva a trovarci, stavamo insieme. Per Armando è stato tantissimo per noi a livello nazionale, sono stati 35 anni insieme, molto molto importante. Vi direi che insieme al presidente è stata la federazione, Armando è stata la federazione. Detto questo, siamo qui col mercato europeo che lui ha inventato insieme al presidente e insieme a noi, e quindi lo onoreremo anche per questo. È il nostro mercato, 21esima edizione, importante, non ci siamo mai fermati neanche in tempi Covid. Siamo sempre riusciti a dare un servizio importante, per noi è un fiore all'occhiello, Cervia vive anche di queste cose qui e noi gli diamo una mano insieme ad altri eventi per farli andare avanti. Insomma. 130 stand, si va dall'Europa al mondo perché abbiamo Brasile, Argentina, Africa, abbiamo il Messico, come sempre cambiamo molte volte, c'è la Russia nonostante non siamo in ottimi rapporti con loro, però insomma noi abbiamo di tutto qui, siamo veramente, si può dire, cosmopoliti, insomma abbiamo tutto. Che dire, come sempre il tempo non ci aiuta, ma si sa, ormai è leggenda che quando arriva il mercato europeo ci si rinfresca un po', però tutto sommato più bello passeggiare, sì. Non accaldati in mezzo a queste tante bancarelle come piace a noi donne. Assolutamente, poi. Ma anche shopping. L'anno scorso con un caldo incredibile non era il massimo per gli alimenti e invece si sta bene. Vediamo di godere anche di queste piccole cose. Io, che dire, auguro una buona fortuna a tutti i nostri partecipanti e vi ringrazio sempre per l'impegno e la presenza costante. E la prima edizione, anzi anche l'anno scorso non è venuto perché non stava già bene, è la prima edizione senza Armando Zelli, che per questo mercato e per Cervia lui aveva una particolare adorazione. Infatti lui non mancava mai, veniva dal giovedì, se ne andava lunedì sera. Poi era sempre in giro in mezzo con i dirigenti, con i politici, amava Cervia, per cui a Cervia noi domenica 15 al magazzino del sale faremo la sua commemorazione, perché l'abbiamo voluta fare, lui è morto a gennaio, l'abbiamo voluta fare a Cervia proprio per il senso che lui dava a questa cittadina, una grande persona che ha amato il suo lavoro, è generosissimo, appassionato. Dovete solo sapere che Armando Zelli gli ultimi 6 anni della sua vita ha lavorato gratis, era andato in pensione, è stato via un mese e mezzo, dopo un mese e mezzo è venuto in ufficio, il presidente, fammi lavorare gratis se no impazzisco, quindi capite che spessore di soggetto. Ancora una volta dopo 21 anni, perché questi sono 21 anni che siamo qui a Cervia. Dico 21 anni, non dico 21 edizioni perché c'è stato il Covid, però nonostante il tempo, nonostante tutto questo, guardate che affluenza che c'è già da stamattina, sembrano come le lumache, quando piove vengono, si nascondono, poi immediatamente vengono fuori, quindi è una cosa bellissima. Noi occupiamo 100 stanze come federazione per la commemorazione di Armando Zelli. Qui in piazza ci sono 130 operatori con i propri dipendenti e che per 4 giorni, moltiplicato 4, facciamo 1000, non so, fate voi, no? Ma la cosa più bella è che quando arriviamo negli alberghi, benvenuti, benvenuti mercato europeo, anche gli albergatori, gli amici albergatori di Cervia hanno capito e favoriscono e pubblicizzano presso i loro clienti e per bocca del sindaco, per bocca degli amici dell'Ascom, il progetto di 21 anni fa che mirava a delocalizzare, ad allungare la stagione cervese si è realizzato. Quindi col mercato la gente viene, ci dicono,
gli albergatori, ci dicono che la gente viene a Cervia in questa settimana perché c'è il mercato, e questo ci rende felici, ci rende entusiasti, vuol dire che la scommessa che abbiamo fatto 21 anni fa si è avverata. Noi in questi momenti, in questi giorni, stiamo attendendo la risposta definitiva dal governo e dal ministero, perché siamo partiti bene. Poi c'è qualche inghippo di carattere ideologico che vogliamo smontare pezzo per pezzo, perché la nostra gente, il mercato ambulante non si improvvisa. Con tutto il rispetto, il mercato ambulante e gli ambulanti hanno una prerogativa, racchiudono in sé 5 concetti molto molto semplici. La mattina fanno i facchini perché vanno a caricarsi la merce all'ortomercato o dei contadini, fanno gli autisti, fanno gli allestitori di banco, fanno i venditori e fanno i ragionieri. Ecco, questa prerogativa non è da tutti, racchiude l'ambulante in sé. Allora, non possiamo parametrarci a altre categorie. Noi siamo, tenete conto che il Covid e la crisi ci ha portato via 30.000 aziende, siamo 165, eravamo quasi 200.000. Quindi risorse illimitate della mitica sfigata direttiva Bolkestein non ce n'è, ci sono posti vacanti nei mercati, quindi dove sono le risorse illimitate? Quindi questi o capiscono questo o troveremo i metodi di farci capire. Noi siamo persone molto rilassate e molto democratiche, però permettete un eufemismo, chiedo scusa a tutti, ma fatemela dire da ambulante e non fateci incazzare. Oltre 130 commercianti ambulanti provenienti da tutta Europa e da varie regioni italiane, grazie ai quali si è potuto degustare e acquistare oggetti, ceramiche, piante, bijou, accessori, abiti di moltissimi paesi, tutti assieme per 3 giorni su un'unica grande piazza, quella di Cervia. Un taglio del nastro che ha un po' emozionato tutti nel ricordo del segretario nazionale FIVA Zelli, ma un taglio del nastro che emoziona sempre perché qui si destagionalizza veramente con la D maiuscola. Sì, con i fatti, perché grazie a questo 21esimo mercato europeo che arriva in città, grazie alla FIVA, all'ASCM e a tutti quelli che credono nell'allungamento della stagione, credo che sia davvero un grande segnale, tante persone, tanta gente, tanti giovani, perché questa è una manifestazione che porta tanti giovani da ogni parte. Per noi è motivo di soddisfazione, naturalmente di orgoglio, perché vuol dire che è stato, come dire, lungimirante. Fra l'altro ho saputo dal Presidente che quest'anno ci addirittura qualche partecipante in più, quindi insomma è positivo, è in crescita, e questa è una roba che ci fa piacere a tutti, insomma. Le forze dell'ordine ci sono sempre presenti, soprattutto in occasioni come queste importanti. Questa è un'occasione per me a cui non rinuncio mai. Quest'anno abbiamo ancora 5 espositori in più, 130 mi dicono, quindi un bel numero per una Cervia che non smette mai di stupire. Io lo voglio ricordare, è una cittadina che mi sta nel cuore, sarò qui a breve anche per Ironman, quindi tante iniziative sportive che coniugate con il turismo e con il commercio, con l'economia, fanno grande questa città. È giusto esserci, perché il prefetto in questa occasione non può mancare, come segno anche di vicinanza agli amministratori locali, ai commercianti che tanto si prodigano perché il nome di Cervia e i suoi prodotti possono trovare il giusto risalto. Il prefetto che ha fatto del fare rete con le autorità locali, con le amministrazioni locali, il suo must. Ma guardi, è il nostro dovere, è il nostro compito, chi non fa questo non è un buon prefetto, secondo me, per cui bisogna stare vicino ai territori. Noi siamo autorità di governo, se non supportiamo i territori non siamo delle brave autorità di governo, quindi bisogna esserci, metterci la faccia, essere presenti, perché poi la presenza a volte è anche sostanza. Quindi complimenti a Cervia, perché questa credo che sia un'iniziativa importante che la esalta ancora di più e che rende l'economia di questo territorio tra le migliori, insomma, non credo della provincia di Ravenna, ma a livello anche regionale.